Come anticipato in più riprese con la cerimonia di questa sera, restituiamo alla città Palazzo Rovito affinché ospiti con decorrenza graduale dal mese di gennaio la biblioteca, la mediateca, l'archivio storico, sala convegni e sale espositive, e la cui cura e gestione sarà assegnata ai ragazzi dello studio di consulenza archeologica di Ugento, dei professionisti Paolo Schiavano, Roberto Maruccia e Doris Ria, a cui rivolgo un caloroso invito a perseguire con la tenacia e la bravura di sempre le attività di valorizzazione affinché facciano emergere le grandi potenzialità sottese a tutti i beni culturali del territorio. A Sua Eccellenza Monsignor Vito Angiuli, rappresentato dal Reverendissimo Parroco Don Stefano Ancora, esprimiamo un grazie sincero per il costante incoraggiamento e sostegno garantito in questa come in altre occasioni, attesa anche la particolare attenzione che la Diocesi riserva al recupero e alla valorizzazione dei beni culturali di appartenenza. Monsignor Angiuli, tra l'altro, dovrebbe essere qui intorno alle ore 21. Concludo rivolgendo ai miei amati concittadini un invito affinché custodiscano vigilanti questi beni, facendoli altresì fruire al maggior numero di amici e conoscenti. Solo vivendoli con il rispetto dovuto potremo contribuire a determinare un virtuosismo economico e un sano sviluppo sociale e culturale. E il pensiero mio personale, interpellando spero quello del Vescovo, riguarda questa opera due aspetti importanti. Il primo, il restauro, che vuol dire un recuperare, un riportare alle origini qualcosa. Viviamo in un tempo, sappiamo tutti, di grandi cambiamenti e anche di non poche confusioni. E abbiamo bisogno di recuperare la chiarezza di alcune linee fondamentali, non solo nella vita quotidiana di ognuno di noi, ma anche nell'impostazione, no, della nostra esistenza. E per esempio restaurare significa recuperare certi valori, distinguendo la novità dal nuovo, come essere capaci anche di distinguere l'antico dal vecchio. Tante volte si fanno queste confusioni e poi si rischia di dare un valore o un plus valore a ciò che non ha e di denigrare invece ciò che andrebbe recuperato. E il restauro quindi è un'opera che ci riconcilia con le generazioni che ci hanno preceduto. La seconda cosa bella di questa iniziativa è la finalità per cui questo palazzo, che è nato per uno scopo, adesso si vuole dare un altro orientamento, un'altra fruizione. Essere un palazzo come un centro di cultura, dove la cultura si propone ma anche si fa. Ed è una cosa bella che in una comunità, in un paese, in una città, si dia una dimensione dovuta all'aspetto culturale. Dovrebbe essere fatto di più anche a livello scolastico. Dobbiamo recuperare la cultura come un qualcosa che ci aiuti a riconciliarci con la natura e con la storia. Vogliamo far conoscere questo straordinario gioiello di questa città, Palazzo Rovito appunto, ma dobbiamo definirlo gioiello anche dell'intero Salento. Un momento importante, si corona un sogno. Ricordo anch'io i primi contatti, nel momento in cui anch'io ho vissuto l'esperienza da sindaco nel cercare di arrivare a un accordo con la famiglia Colosso per l'acquisizione. Poi alla fine del mio mandato c'è stato il sindaco Congedi Gabriele che ha chiuso questa trattativa importante per donare a questa città questo gioiello appunto del Palazzo Rovito. Perché è importante? Non soltanto perché potremo vivere questo monumento per i suoi aspetti culturali e storici, ma soprattutto perché potrà sicuramente rappresentare un richiamo per i tantissimi turisti che vengono a visitare il nostro territorio. E questo è importante. Mettere in rete tutti i beni culturali che ha questa provincia in questi ultimi anni sta diventando un motivo straordinario per far vivere emozioni ed esperienze ai turisti che vengono qui a visitarci. Oggi il turista ha bisogno appunto di scoprire quelle che sono le ricchezze, quelle che sono le bontà, quelle che sono
i valori e le tradizioni di ogni località che viene scelta come destinazione. È un risultato che parte da lontano, come giustamente ricordato, da tutti i vari sindaci succeduti, sino da Francesco Pacella, dall'amministrazione praticamente di Gabriele Congedi, con l'acquisizione, però dobbiamo fare un ringraziamento veramente speciale ad una persona che, seppur lontana, è stata veramente fondamentale in questa storia. Parlo del defunto commissario Antonio Andriolo. Perché la storia progettuale inizia proprio con lui. È vero, c'era la volontà, c'è stata l'acquisizione, c'è stata la spinta, la voglia di far diventare questo edificio un momento, una situazione importante per tutta la cittadinanza. Però, strano a dirsi, forse il più gentile tra tutti è stato proprio Antonio Andriolo, che appena ha capito la potenzialità della situazione ha detto subito: muoviamoci, mettiamo in campo un'idea progettuale, vediamo quello che effettivamente può esprimere questo edificio. Quindi quello che è stato frutto dell'amore, della dedizione, dell'attenzione che i politici danno al recupero del patrimonio, io penso che è una moneta che produrrà benefici, crescita, perché appunto nel recupero del patrimonio, anche a livello proprio di rivalutazione degli immobili, c'era un famoso urbanista Cervellati che diceva: anche a non voler costruire più nelle zone nuove, nelle periferie dove si possono realizzare dei nuovi quartieri, soltanto a recuperare le abitazioni dei centri abitati, lo stesso c'è un grande richiamo di tipo economico da non sottovalutare. Mantenere vivo quindi questo patrimonio, valorizzarlo, conservarlo, vuol dire proprio diffondere, mantenere vivo e diffondere il senso di identità stesso della comunità. Questo è naturalmente lo sforzo a cui tutti tendiamo. È il compito quindi dello Stato e degli enti pubblici favorirne la conservazione, la valorizzazione e la fruizione. Come diceva prima l'architetto Franza, l'edificio è il risultato di una serie di trasformazioni. Si presenta oggi, come avviene per la maggior parte degli edifici, si presenta oggi con una facciata in stile neoclassico sul prospetto principale, che rappresenta il risultato delle aggiunte, dei rifacimenti, di ciò che era rimasto, e tutte le vicende che l'hanno legato dal 400 fino ad oggi, quando il Consiglio del Baggio decise di individuò un sito nei pressi delle mura bizantine a ovest del centro abitato per erigere la propria dimora. Se solo prendessimo in considerazione tutte le vicende dell'edificio, tenendo conto anche soltanto dei passaggi di proprietà, perché vediamo i D'Amore, i Gigli, i Macri, i Rovito, i Colosso, fino all'acquisizione del patrimonio comunale, le stesse sono proprio esemplificative anche delle caratteristiche essenziali della città. Le trasformazioni seguono sempre le trasformazioni del nucleo stesso che ospita l'immobile. Oggi abbiamo raggiunto un primo obiettivo, che è quello del recupero, della valorizzazione, a cui deve seguire evidentemente la fruizione, cioè questi beni, e qui la scommessa, sindaco, dei prossimi giorni, dei prossimi mesi e del futuro, è quello di poter fruire di questi beni, fare in modo che siano vivi, che non siano un museo, tra virgolette, in maniera restrittiva, gelida del termine, ma siano invece ambienti che devono avere la possibilità di interloquire con la società che li circonda e soprattutto con chi, con i giovani in modo particolare, in questi ambienti possono realizzare attività di primaria importanza, di fondamentale importanza. Bene anche la destinazione che va esattamente in questa direzione, mediateca, biblioteca,
e sulle biblioteche come provincia noi anche qui stiamo lavorando in termini di sistema. Questo un po' confligge con le ultime decisioni del governo di in qualche modo dismettere le province, che un territorio come il nostro, non faccio evidentemente una difesa d'ufficio, chi mi conosce lo sa perfettamente, ma in un territorio come il nostro sono di fondamentale importanza. Noi stiamo lavorando per sistemi, lavoriamo sul sistema delle biblioteche, lavoriamo sul sistema dei musei, lavoriamo per un sistema degli archivi, per un parco archeologico che comprenda tutto il territorio provinciale, così nel campo della cultura, dei beni culturali, ma potrei parlare del sistema dei rifiuti con l'accordo, con i protocolli che abbiamo siglato con le polizie comunali, tra polizia comunali, polizie provinciali e procura della Repubblica, cioè azioni di sistema che tengano coeso, che facciano di questo territorio un brand forte, facilmente riconoscibile, capace di tenere i mercati di livello internazionale che sempre di più vengono aggrediti da competitor di tipo mondiale. E allora sulla cultura, sui beni culturali noi abbiamo scommesso molto. La volontà dell'amministrazione di destinare questo bene a biblioteca comunale è una scelta lungimirante, importante. Anche su questo noi sindaco potremmo stabilire un raccordo e una condivisione di percorsi, perché noi abbiamo avuto il riconoscimento proprio nell'anno 2011 del nostro sistema bibliotecario come polo sistema bibliotecario nazionale Lecce, e questo ci ha consentito di acquisire risorse per oltre 2 milioni di euro che serviranno per la catalogazione e la digitalizzazione di tutti i volumi presenti nelle biblioteche dei comuni della provincia di Lecce e anche di quelle diocesane e di quelle private. Qual è l'obiettivo? Mettere tutto insieme, creare anche qui un sistema che si proietta in campo nazionale sotto un'unica veste e sotto un unico disegno.